capire la dinamica dei romanzi di Verga, dei romanzi giovanili, non meno che dei Malavoglia, dei Mastro Don Gesualdo, bisogna capire anche che attraverso l'impersonalità Verga ottiene il risultato di parlare di sé indirettamente, cioè di parlare di sé senza parlare di sé. C'è nel Malavoglia un autobiografismo che però è un autobiografismo invisibile, è un autobiografismo en travesti, come si direbbe in francese. C'è un tema che assilla il giovane Verga, a partire da una peccatrice, attraverso soprattutto Eva, fino ad arrivare appunto a Malavoglia, che è il tema del traviamento, della corruzione che la modernità introduce nella vita di ogni uomo e in particolare della corruzione che l'artista si trova a vivere nel contatto con la grande città moderna. Questa era un'esperienza autobiografica che trova conferma nelle lettere. Le lettere alla madre, le lettere familiari mostrano un Verga che si sente in colpa perché ha abbandonato la famiglia, perché ha abbandonato la Sicilia e soprattutto perché viene, per dir così, sedotto dalla grande città, o meglio, deve evitare che i familiari pensino che si è lasciato sedurre dalla grande città, dalle tentazioni della grande città. Il romanzo più autobiografico, Eva, che è un romanzo del 1873, è appunto un romanzo scopertamente autobiografico di un artista siciliano che va a Firenze e che vive le delusioni della sua generazione. Passando da una fase di entusiasmo romantico a una fase invece di scetticismo. Ecco, questa era in effetti la storia di Verga, ma Verga la vive come una corruzione, come un traviamento, l'abbandono degli ideali, l'accettazione dello scetticismo positivista, materialista. È una necessità, ben inteso. Verga è consapevole che non esistono altre prospettive. Se non si vuole essere anacronistici, se non si vuole essere anacronisticamente attaccati al romanticismo, bisogna abbracciare la filosofia pessimistica, materialistica, edonistica del positivismo. Non esistono altre opportunità, bisogna diventare moderni, ma diventare moderni implica una colpa. Questo è il tema appunto che si trova nei Malavoglia.